Ehi la ciurma, io sono Mazzetess e benvenuti in questo video di recensione per il nuovo DLC di Euro Truck Simulator 2, dedicato ai trasporti eccezionali. Partiamo subito col dire che i trasporti eccezionali sono un tipo di consegna assolutamente nuovo che non era presente, per cui vigono delle regole completamente differenti dalle altre consegne. Si tratta di oggetti dalle dimensioni particolari, quindi molto grandi sia come altezza, come larghezza che come profondità. Ci sono varie tipologie di oggetti che possono essere trasportati per un totale di 11 oggetti differenti, 11 oggetti unici, e su alcune determinate tratte indicate dal gioco. Queste tratte sono delle tratte ben studiate, create apposta e con un percorso prestabilito, quindi non sono dei percorsi generati randomicamente come presente, come invece succede con gli altri tipi di consegne, ma sono dei percorsi predefiniti che saranno sempre uguali a se stessi. Ci sono varie città comunque da cui partono dei trasporti eccezionali, quindi ci sono varie possibilità di sperimentare delle consegne differenti. Allora, innanzitutto la consegna di un carico eccezionale inizia con una cutscene dove possiamo vedere degli operai che assicurano questo carico eccezionale sul rimorchio che è già attaccato al trattore, e poi dopo si uscirà dal punto di partenza, dall'azienda da dove parte l'oggetto, e si imboccherà la strada, e sulla strada troveremo una pattuglia di forze dell'ordine e le due auto di scorta per il nostro trasporto. Dovremo sempre muoverci in base a queste due auto di trasporto, cioè che ci scortano. Ce ne sarà una davanti a guidare la nostra strada e una dietro. Dovremo mantenere la velocità basandoci su loro due, quindi accelerare o decelerare rispondendo a quello che è la loro velocità, ma loro stesse si accorderanno alla velocità a cui stiamo andando. Ecco, non supereranno i limiti di velocità, ma c'è un margine di possibilità per cui loro rallentano un pelo o accelerano un pelo in base a come ci stiamo muovendo. Non c'è la possibilità di deviare dal percorso prestabilito, fermarsi, andare in una stazione di sosta piuttosto che fermarsi a far benzina, ma tanto per quanto riguarda la benzina le soste non sono necessarie per la tratta, non sono concepite ad essere fatte durante la tratta. Queste due vetture, tra l'altro, serviranno anche a indicarci quando cambiare corsia, perché quando dovremo cambiare corsia, prima la vettura successiva a noi e poi la vettura davanti a noi si sposteranno dalla corsia. A questo punto potremo cambiare corsia noi stessi e continuare il percorso. Oltre a questo, dovremo fare attenzione a non urtare né la vettura che ci precede né la vettura che ci segue, e fare attenzione ai messaggi che appariranno ogni tanto a bordo dello schermo, nella zona, diciamo, del route advisor. Questo perché è possibile fallire le consegne dei carichi eccezionali, quindi bisogna attenersi alle regole per evitare che fallisca la consegna del trasporto eccezionale. Dopo il percorso, che comunque viene effettuato a una velocità ridotta per consentire un viaggio sicuro al rimorchio, perché è davvero molto complicato da gestire, anche perché sborda quasi sempre in modo importante nell'altra carreggiata e il traffico non sempre è bloccato, ma spesso durante il tragitto avremo traffico dall'altra carreggiata, quindi dovremo fare attenzione anche a come si muoveranno, come reagiranno le altre vetture, però in generale ho visto che non è particolarmente pericoloso, perché comunque negli incroci avremo sempre la precedenza grazie alle forze dell'ordine presenti e alle vetture che ci scortano. Anche in caso di semaforo rosso o nella situazione in cui appunto dovremmo dare la precedenza, normalmente non si verifica questa situazione, e quindi bisognerà semplicemente fare attenzione nei rettilinei o comunque durante un percorso sulla strada a non urtare le altre vetture con
con il traino, quindi bisogna fare molta attenzione agli specchietti, e ringrazio di avere lo specchietto finto, tra virgolette, quello applicabile con F2 destro, in modo da poter controllare sempre da entrambi gli specchietti come si comporta il rimorchio rispetto al trattore e rispetto al flusso di traffico. Gli achievement che sono stati aggiunti sono quelli che andrò adesso a denunciare, cioè sono di più semplici a più difficili. Il primo è le dimensioni contano, che è molto molto semplice perché basta consegnare il primo carico oversize, quindi basta una consegna di qualsiasi tipo. Poi non è un gran problema, che richiede di completare 3 lavori consecutivi senza alcun danno, per questo viene davvero in aiuto la funzione dell'autosalvataggio, per cui si può caricare un autosalvataggio precedente in caso di fallimento o di danno al rimorchio. Poi quindi è comunque di difficoltà media, perché basta fare un pochettino di attenzione, fare 3 lavori consecutivi e non fare attenzione a non fare del danno. Poi c'è gigante, che richiede la consegna del silo, cioè un oggetto appunto trasportabile che è un silo, e questo achievement va a passeggio insieme all'achievement Grande Fratello, che richiede invece la consegna di un telaio per camion, e all'achievement Non è una canoa, che richiede la consegna di una barca di servizio. Ora, mentre mi è capitato di trovare molto più facilmente il silo, ho notato che ci va più tempo per trovare una consegna per un telaio per camion, e ugualmente è più difficile trovare una consegna disponibile per una barca di servizio. Oltre a questi qua, che sono comunque semplici, se non fosse per la noia del cercare più volte nei lavori dipendenti una consegna di questo tipo di merce, ci sono gli achievement più grande è meglio è, che richiede la consegna di tutti gli 11 tipi di carichi eccezionali, che quindi di difficoltà media più che altro è lungo, bisogna tenere traccia di quali consegne sono già state effettuate. C'è l'achievement autista eccezionale, che richiede di completare le consegne su tutte le tratte oversize presenti nella mappa. Questo è un pochettino il fratello dell'achievement dell'utilizzo di tutti i porti presente in Euro Truck Simulator 2 Vanilla, perché uno non indica qual è il numero totale di tratte che possono esserci, e due perché non tiene traccia in modo esplicito di quante ne abbiamo già compiute. Credo che questo sia dovuto a un fattore che condivide appunto con l'achievement dei porti, che è quello di essere variabile, cioè se verranno aggiunte delle consegne, delle tratte oversize in futuro, o nella mappa vanilla o nelle espansioni, probabilmente l'achievement varierà di conseguenza, quindi magari con una mappa più ristretta è più facile sbloccarlo, come quello dei porti, con una mappa con delle espansioni sarà più difficile sbloccarlo, perché ci saranno più tratte disponibili. Ultimo achievement è Mastodon, che è appunto un gioco di parole per mastodontico, dove chiede di consegnare almeno 195 tonnellate di carichi eccezionali su 3 lavori consecutivi. Questo è anche di difficoltà media, perché richiede una buona pianificazione, un'ottima scelta di quello che sono le tratte. È fattibile praticamente solo tramite lavori dipendenti, selezionando i carichi eccezionali con maggior peso. Mi pare che il carico eccezionale più pesante sia di 70 o 75 tonnellate, di conseguenza anche con uno da 70 tonnellate, 3 consegne da 70 tonnellate fanno 210 tonnellate, quindi superiamo le 195 tonnellate di carichi oversize, ma non è detto che troviamo 3 volte un carico da 70 tonnellate, perché ho visto che sono un pochettino più rari di quelli con un peso minore, però non è particolarmente infattibile, ecco.
Quello che mi preoccupa un po' da cercare di prendere, di sbloccare, è quello dell'artista eccezionale, in cui bisogna percorrere tutte le tratte dei carichi oversize. Ho provato a farmi l'elenco di tutti i posti, tutte le città di partenza, a vedere se per caso varia il percorso, se basta prendere una consegna da ogni città che ha sbloccato, cioè per cui sono a disposizione delle consegne di carichi eccezionali. Ancora non ho trovato nessuna guida su internet, forse un pochettino presto, spero di poterne sapere rapidamente qualcosa di più, ma ci sarà modo per sperimentarlo, per scoprirlo. Detto questo, il prezzo è di poco meno di 5 euro, quindi si pone a un prezzo abbastanza competitivo. Non credo che verrà scontato significativamente ai saldi invernali adesso di Steam. Può essere un'idea per aggiungere un pochettino di interesse in più al gioco, ma non lo vedo per niente indispensabile. Detto questo, io vi ringrazio per la visione, vi auguro una buona giornata, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi per caso non l'avete fatto e lasciare un commento qui sotto per dirmi che cosa ne pensate del video e del nuovo DLC di Euro Truck Simulator 2. Ciao a tutti!